Una sera nuova puntata di Siena risponde, questa volta abbiamo fatto un'inversione, di solito parlavamo di politica con One to One e dedicavamo invece la prima parte a tutto il resto, questa volta invece iniziamo diciamo, con la politica, soprattutto con le istituzioni e poi vedrete insieme a me che nella parte di One to One ci troveremo a conoscere un soggetto che i cittadini senesi di solito sono abituati più a vedere come un bollettino da pagare e invece c'è dietro un servizio molto importante. Allora, istituzione politica, in ossequio a par condicio e tutto il resto, ci avviciniamo alle elezioni. Abbiamo deciso di dividere, nella prima parte, nel primo blocco, parliamo con il sindaco di Siena e nella seconda parte parleremo invece con il politico Bruno Valentini. Fa un po' ridere, ma almeno siamo tutti più tranquilli e tutti più sereni e ci scherziamo anche un po' sopra. Allora, in questo momento abbiamo il sindaco Bruno Valentini arriva dopo. E siamo alla fine de, del tuo mandato, sono stati anni molto intensi e quindi la, la domanda, prima domanda d'obbligo è qual è il risultato a cui tieni di più, forse anche quello più difficile da, che, hai, che hai dovuto affrontare. Il reddito medio di un cittadino senese non è mai stato alto come negli ultimi anni. Nel senso che eh, lo vediamo da Dati IRPEF. Dopo una battuta d'arresto fra il 2011 e il 2012, ha continuato a riprendersi fino a arrivare a un livello a cui non era mai arrivato. Mai arrivato prima? Sì, il problema è che ovviamente va diffuso, va distribuito, quindi questo è un reddito medio, e quindi bisogna fare in modo, ma noi abbiamo lavorato molto su questo, affinché le persone che hanno meno abbiano opportunità, protezione sociale e servizi. L'altro è il bilancio. Io oggi ho incontrato. Il presidente della Banca Monte dei Paschi, che mi ha fatto la cortesia di rispondere a un invito per conoscerci, per farci riprocedere probabilmente gli auguri, eh, lei per eh, il lavoro che deve fare per far uscire eh, la banca dalle difficoltà da cui si è eh, fortunatamente rialzata con questo grande investimento dello Stato e nel caso mio, per finire al meglio questo mandato, gli ho parlato del bilancio e è rimasta stupita. Perché, eh, Credo sia un caso unico eh, di un ente, in questo caso il Comune di Siena, che diminuisce del 40% il proprio debito in questi quattro anni, nonostante la fine dei contributi della Fondazione Monte dei Paschi e di qualche aiuto anche che veniva da parte della banca, senza aumentare le tasse e aumentando i servizi, con una prospettiva davanti ancora migliore perché le risorse lo vediamo dai servizi, dagli investimenti, ci sono per avere ambizioni che fino a due o tre anni fa pensavamo di dover rimettere nel cassetto. Senti, un risultato che ti aspettavi di raggiungere quando ti sei arrivato per la prima volta a Palazzo o per un po' di tempo hai, tre hai tremato? Quando dopo una settimana mi convoca la Corte dei Conti per dirmi da una parte eh, che il bilancio andava commissariato e che dall'altra dovevo richiedere i soldi indietro a mille dipendenti ne avevamo 750, ho detto ma dove sono? Eh, non, non mi aspettavo di poter raggiungere questi risultati in un tempo così breve e soprattutto senza far fare sacrifici alla nostra gente. Questa è la cosa importante, perché da molte parti privatizzano scuole, chiudono eh, musei, riducono gli orari delle biblioteche, eh, riducono i servizi per i cittadini. Non c'è un servizio su cui siamo andati indietro, anzi in particolare per il sociale o per attività culturali o per gli eventi facciamo cose che sono in alcuni casi addirittura superiori a quelli di alcuni anni fa e questo le persone lo vedono dentro e fuori Sierra. fatto un po' una rivoluzione copernicana perché dentro, parlo del comune, dentro il comune, perché è abbassato, se ho letto bene, di 4 milioni la spesa del personale, 4 milioni all'anno sono tan, tanto, e hai tagliato i dirigenti in modo... Quella fu la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo la metà o un terzo a seconda di quando si guarda dei dirigenti. Eh, abbiamo fatto a meno di tante persone, quindi quelli che ci sono e li ringrazio stanno lavorando di più perché sono di meno, ma sono anche contento che in un periodo eh, nel quale i dipendenti pubblici non sono molto premiati, siamo riusciti ad avere una produttività individuale che è più alta di quando sono arrivato. Senti, ma quei mille dipendenti poi i soldi non li hanno più dovuti restituire? No, siamo riusciti a chiudere questa vicenda senza... Eh, Prendere un soldo dalla tasca di dipendenti che li avevano avuti legittimamente, ma con meccanismi normativi sbagliati. A differenza di altri, non ho contestato questo ai, a chi c'era prima di me, abbiamo solo lavorato per risolvere il problema, fra i tanti che abbiamo ereditato. Sì, perché poi aveva lavorato veramente, c'era cioè chi aveva fatto turni notturni, chi aveva avuto. Sì, erano l'indennità debili... Era che sì. erano attribuite in una maniera non conforme al contratto. Sì, però io mi ricordo il caso dei vigili urbani. I vigili urbani davvero facevano delle ore di lavoro in più in fascia notturna rispetto al loro contratto? Sì, in discussione però non c'era questo, tanto quanto le indennità di disagio. Abbiamo trasformato eh, questi soldi, che secondo eh, la Corte dei Conti erano discutibili, e il MEF in eh, altro tipo di salario legato però ai risultati, quindi alla produttività, per esempio noi abbiamo migliorato alcuni servizi e la metà della riduzione dei costi lo abbiamo ridata ai dipendenti che hanno contribuito a razionalizzare i servizi. Per farti un esempio, noi abbiamo fatto ora un, una gara per le assicurazioni, insieme ad altri comuni risparmiamo 140.000 euro, oppure il canile che prima era lontano da Siena, era a Murlo, lo abbiamo dentro il comune di Siena, quindi con una vicinanza verso i nostri cittadini e risparmiamo 70 mila euro all'anno. Su queste cose senza i dipendenti non saremmo riusciti a ottenere questi risultati. Poi avrai un bel risparmio anche, nessuno ci pensa, per esempio con Franci che diventa conservatorio, perché ne parlavamo settimane fa con Anna Carli e mi diceva che più o meno per il comune significa recuperare un milione all'anno sulla spesa corrente. Allora… Noi tiriamo al Franci e quindi non abbiamo mai risparmiato sulla loro attività, facendo del Franci o consolidando il Franci come una grande scuola che fa musica. E questa continuità che loro hanno avuto grazie al nostro impegno ha consentito loro di dire alle famiglie: che Noi ci siamo ora, quest'anno, e fra dieci anni. Quindi, questo ha tenuto i numeri. Facendo anche il polo musicale insieme a Siena Jazz e alla Chigiana, e noi avremo. Eh, da spendere in meno oltre un milione, che vorrei destinare tutto a nuove attività culturali. Nel campo della musica, vorrei fare, per esempio, con Siena Jazz il biennio che si aggiunge al triennio, in modo, da, del jazz. in modo da caratterizzare gli studi formativi come qualcosa che non è solo attività divertente, non è solo concerti un'attività che forma e seleziona studenti così da fare di Siena un luogo di eccellenza per l'educazione musicale e poi tante altre cose. Noi abbiamo fatto la mostra Lorenzetti, ma tanti altri eventi culturali vogliamo fare perché Siena, se ha un valore turistico, ce l'ha dimostrato Alberto Angela in quella trasmissione, che ha avuto un risultato straordinario, è perché dietro c'è un valore culturale che noi dobbiamo eh, continuare a rafforzare con investimenti in attività. In esposizione e in recupero strutturale. però eh, no, la mostra di Lorenzetti c'è cioè, anche un po' di critica, eh. c'è cioè, chi dice che il risultato non è che sia così, eh, così positivo. Allora, intanto è una mostra eccezionale, di un valore straordinario e nessuno pensava che potessimo arrivarci a farla, a farla così rapidamente, abbiamo rispettato il programma e con questo risultato, tutti quelli che vedono o parlano della mostra parlano di una mostra epocale, che eh, riporta all'attenzione del grande pubblico un artista che è rimasto ancorato al suo capolavoro che è il buon governo noi abbiamo portato migliaia di persone in un periodo in cui 4, è di 35.000, ora siamo a mila, ma la mostra è stata eh, prorogata. È prorogata a al di aprile e quindi avremo la possibilità di fare altri numeri in un contesto nel quale il Santa Maria della Scala ha avuto da 3 a 4 volte gli ingressi di quando sono arrivato. Da un poco più di 30 siamo a 135.000, quindi la mostra ha aiutato anche il Sant'Amel la Scala oltre alla biglietteria unica, non so se altri l'avrebbero fatta perché tutti ne parlavano ma io l'ho realizzata grazie anche alla collaborazione con l'opera del Duomo. Eh, L'inti si è attirato molte critiche. No, vorrei dei grandi elogi perché una cosa come questa, chi non vede l'utilità di mettere insieme i percorsi del Duomo o il la Scala? Con la biglietteria unica e presso il Duomo, solo presso il Sant'Amel la Scala, solo l'odio. Uh, la eh, rivendicazione e il tentativo di avere rivincite uh, può far tornare indietro la città nel rapporto all'opera di Doma ma anche con l'università nella divisione che caratterizzava la città e che potrebbe essere il segno di Siena se vincessero gli altri finendo per quanto riguarda la mostra Lorenzetti io posso organizzare una mostra di Van Gogh fatta da altri che è un format che può essere fatto in qualsiasi altra città la mostra può avere migliaia di persone ma non parla di Siena. Non è così identitaria. La mostra Lorenzetti parla di Siena a chi l'ha visitata e alle migliaia di persone che verranno anche negli anni successivi perché quella racconta cosa era e cosa è Siena e quindi è un investimento sull'immagine di Siena che va oltre il periodo della mostra. Senti, abbiamo fatto questa divagazione culturale ma parlavamo di cose positive, il comune risparmia diversi milioni di euro tutti gli anni, ma qualche soldino lo risparmia anche il cittadino adesso, no? con eh, l'altra innovazione, quella dei bollini ZTL Aru. È diventata permanente, permanente? 400 mila euro in meno. Non è che poi l'elettorale sparisce, si torna... Ma noi abbiamo strutturato i conti di Siena Parcheggi che nonostante questo, con le modifiche che abbiamo fatto, continua a mantenere i suoi utili, anzi faranno tre investimenti nuovi e sono... Il campione di San Prospero è istitutato per la metà dove arrivano gli autobus. Diventa un con, terminal vero e proprio? Con nuovi bagni pubblici: fanno un parcheggio dentro Porta Romana. Il bagno cento... pubblico è più un tema della campagna elettorale, è sempre stato presente in tutte le campagne elettorali. Eh. Scherzo, sto allora, scherzando. Allora, comunque lo realizziamo: un parcheggio da 130 posti nella zona di Porta Romana. Il giorno per i visitatori, la sera per i residenti, e poi fare una piccola cosa: rimettere a posto una colonna caduta all'ingresso della Mensa di Sant'Agata. Ah, quella fu buttata giù dal camion della no, Mensa. Non, si non siamo mai riusciti a saperlo. È successo dieci... detto su Facebook, sarebbe <ride> stato il camion della Mensa. No, è successo 10-15 anni fa. In tanti ne hanno parlato. Ora lo tiriamo su per quanto riguarda i bollini. Eh, Molti temevano che ci sarebbe stato un disastro dal punto di vista dell'aumento della domanda di parcheggio. Non è così? Anch'io, anch Non è così? C'è un piccolo incremento che però avveniva anche nei mesi precedenti perché fortunatamente stanno tornando residenti in centro. Ecco, senti, stiamo a parlare di, di cose che riguardano la città, cose che, che stanno succedendo anche in questi, in questi giorni. E ho ho saputo che finalmente abbiamo già, sono stati individuati i responsabili della rissa di Capodanno. Che cosa ci puoi dire di questo? Allora, in una nottata strepitosa, dove abbiamo avuto migliaia di persone, che si rissa, sono due persone. in tranquillità. In una parte della città fuori da Piazza del Campo ci sono stati 3 o quattro violenti, diciamo delinquenti, che avevano alcuni, ho parlato con il comandante Carabinieri, qualche, eh, erano pregiudicati, avevano qualche precedente, che hanno trovato dei ragazzi di Siena, li hanno prima provocati e poi la sfortuna ha voluto che li ritrovassero in un'altra parte della città e quindi li hanno malmenati anche in malo modo. La sequenza delle riprese, grazie alle telecamere pubbliche e a qualche telecamera privata, ha consentito ai carabinieri di individuarli, di arrestarli e quindi di mandarli a processo. Parlavo proprio oggi con il comandante dei carabinieri, il comandante di pace, che mi diceva. Estendi la videosorveglianza perché quello è uno strumento fondamentale e laddove c'è e laddove funziona loro vedono, ma il dato è questo, una diminuzione dei reati. Ho un dato recentissimo, me l'ha fatto vedere il prefetto qualche giorno fa, in Toscana, se io rapporto i reati agli abitanti, solo Arezzo sta come noi, gli altri sono tutti molto di più, in provincia di Firenze c'è un numero di reati che è il doppio rispetto ai cittadini. Il che non vuol dire che siamo contenti perché eh, finché c'è una persona a cui entrano l'arte in casa o nel negozio non gli posso dire che, che i reati diminuiscono. È una cosa positiva che serve per attirare studenti, turisti e anche chi vuole venire a lavorare. Però noi dobbiamo lavorare a, pancia, a ventre basso per ehm, dare la possibilità a questa città di essere come vuole essere, quindi di essere sicura dove ragazzi e ragazze, donne e uomini, devono poter camminare in tranquillità di giorno e di notte in ogni parte della città. Senti Bruno, eh, quando si parla di sicurezza, subito dopo di solito viene sempre in mente il decoro urbano, no? perché è anche un tema il decoro che si lega alla, alla sicurezza. Perché si dice dove c'è una città ben tenuta e ben pulita, poi. E anche meno facile succedono fatti strani. Mm, su questo fronte nel centro storico ci sono state un po' di discussioni nei, nei mesi scorsi, anche di recente, anche sul eh, problema di, di, di come eh, riuscire a, a servire i ristoranti o, o queste cose portano tanti rifiuti in ore notturne, tanto spesso. Avete preso una decisione? Come pensate allora, di intervenire? Per quanto riguarda il decoro, noi siamo vicini a fare un accordo con Sede Toscana perché eh, in diciamo aumenti eh, la pulizia della città e eh, faccia anche un lavoro sulle facciate, quindi laddove ci sono dei disegni, degli schizzi, dei graffiti che possa intervenire rapidamente anche attraverso accordi con i privati, perché in molti casi le facciate sono private, magari anche di immobili notificati, quindi occorre un accordo della sua intendenza o uno schema che quello di Firenze potrebbe essere attuato. Sulla raccolta dei rifiuti dove... La situazione funziona, ma ci sono un po' di incivili, sia fra i commercianti che fra i cittadini, talvolta anche studenti, ma non solo studenti. Noi sperimenteremo la raccolta notturna eh, dei rifiuti organici per i, i, i bar e i ristoranti, che sono centinaia eh, da noi. Faranno un po' di rumore, però questo permette di non avere sacchi abbandonati la notte, che sono brutti da vedere. E attirano anche i topi che non vorremmo come ospiti nella nostra città. Eh, perché magari i telespettatori non lo sanno, ma questa polemica nasce da un'esigenza dei ristoratori che dicono eh, no, do dovremmo metterli fuori la mattina, eh, però non possiamo nemmeno tenerli dentro i nostri locali perché non sono adeguati e quindi se eh, alla USD questo tipo di situazione non andrebbe bene. Basta un mastello, eh, cioè basta un cestino particolare, si può fare. Il problema che hanno loro è che escono a mezzanotte e hanno difficoltà a tornare alle 8, tornano un po' più tardi, dovrebbero organizzarsi, comunque noi abbiamo pensato, abbiamo parlato anche sì, con le associazioni… E forse è più facile spostare la, la raccolta? Fa un po' di rumore, tant'è che le bottiglie non vorremmo raccogliere durante la notte, vorremmo raccogliere solo l'organico, quindi la collaborazione che chiederemo sarà questa, raccogliere l'organico in una fascia di due ore in modo da non averlo fuori di notte e le bottiglie a parte così da attutire il rumore notturno. Lo sperimenteremo nelle prossime settimane. Bene, allora ora salutiamo il sindaco di Siena, voi non andate via, andiamo in pubblicità e dopo torniamo in studio dove avremo invece Bruno Valentini, politico.